Rieccomi, miei cari amici, qui finalmente con qualcosa che non sia un dolce, un muffin e così via. Oggi voglio deliziarvi con i bibanesi. Sono dei deliziosi e gustosi snack croccanti e friabili da gustare fuori o prima dei pasti. Era da un bel po' di tempo che li volevo rifare. Oggi è la giornata giusta, quindi ho deciso di condividere la mia ricetta con voi. I bibanesi li ho scoperti qualche anno fa grazie a una mia carissima amica. Sono facili e veloci. In giro ci sono diverse versioni. Ora vi mostro la mia. Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 450 g di farina zero, 40 g di strutto, 180 ml d'acqua tiepida, 15 g di lievito di birra fresco, 50 ml di olio extravergine d'oliva, 5 g di malto d'orzo, in alternativa si può utilizzare il miele, 10 g di sale, semi di papavero, semi di sesamo, semi di finocchio. Il primo passaggio che farò sarà quello di far sciogliere il lievito nell'acqua. In una ciotola capiente metto la farina, lo strutto, l'olio, il malto. Verso l'acqua con il lievito, incomincia ad impastare. E ora aggiungo il sale. Lavoro per circa 10 minuti. L'impasto dovrà risultare morbido. Lascio riposare l'impasto per circa 40 minuti. Trascorso il tempo di riposo, divido l'impasto in due parti. Una parte la allargo leggermente con le mani verso i semi di finocchio e impasto fino ad incorporarli per bene. E ora divido l'impasto con semi di finocchio a metà. Formo una corda grossa circa un dito. Taglio i pezzi da circa 4 centimetri. A questo punto taglio a metà anche l'impasto senza semini. Realizzo una corda spessa anche questa un dito. Verso i semi di sesamo sulla spianatoia, faccio rotolare la corda, in questo modo i semini si attaccheranno. Taglio i pezzi da circa 4 centimetri. Realizzo con l'altra metà di impasto un'altra corda. Questa volta faccio rotolare nei semini di papavero. Taglio a tocchetti, sempre da 4 centimetri.
Ho adagiato i bibanesi su una teglia da forno coperta con carta forno. Lascerò lievitare per un'ora. Trascorsi il tempo di riposo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Poi abbasserò la temperatura a 150 gradi e lascerò tostare ancora per 20 minuti. I bibanesi devono risultare dorati. Li lascerò dentro il forno spento fino a quando non saranno diventati freddi. Eccoli, i bibanesi sono pronti. Sono proprio irresistibili. Che goloso profumino! Questi snack attirano peggio di una calamita. Non riuscirete a smettere di sgranocchiarli. Parola di Uccia 3000! A presto!